punto che ho scelto di fare oggi è un punto double face, vedete? È un punto double face che potrete realizzare tranquillamente per una copertina oppure per qualsiasi altro lavoro che ha necessità di avere il double face. Molto semplice da realizzare, si lavora solo con maglia alta e maglia e doppia maglia alta e bah, non ho altro da aggiungere. Credo che, se non sbaglio, credo che sia il punto numero 16 questo, quindi se volete nella mia playlist ne trovate altri e gli altri sono un po' più traforati, questo invece è un po' più invernale, diciamo così. Ecco perché ho pensato per una copertina. Vi lascio quindi al tutorial e iscrivetevi al mio canale se volete, se vi piace soprattutto lasciate un like e condividete. Ciao a tutti. Il tutorial di oggi è questo punto, un punto double face, sono dei ventaglietti ma non lasciano spazi tra di loro. Allora andiamo a fare un multiplo di 5 catenelle, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne facciamo 25. Guardate sempre che scusate, una copertina deve essere molto morbida, quindi fate dei campioni e cercate sempre di usare un uncinetto, non è importante se utilizzerete quello riportato nel filato. Allora, queste sono 25 catenelle, adesso ne faremo una. 2, 3, 4 e 5 e nella quinta andremo a fare una maglia alta, un'altra maglia alta, due catenelle e di nuovo altre due maglie alte. Questo è un filato che è acrilico, molto molto morbido, costa pochissimo, 1 euro mi sembra di averlo pagato. Allora, scusate, ma ho un'allergia, non so che cosa, sto facendo delle analisi per questo. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi nel quinto andiamo, scusate, nell'uno. Sì, nel quinto andiamo a fare di nuovo due maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ancora continuiamo con 1, 2, 3, 4, 5 e facciamo la stessa cosa fino alla fine del giro. Abbiamo iniziato qui con 3 catenelle e ne avevo fatte 5, ma erano 3 per la maglia alta. Ne faremo anche qui, dopo 1, 2, nella terza facciamo una maglia alta. Giriamo il lavoro 1, 2 e 3. Facciamo una maglia altissima, la prendiamo non qui, ma bensì infiliamo l'uncinetto nella maglia di base dove abbiamo fatto le 4 maglie alte e facciamo questa maglia altissima. Poi faremo all'interno del ventaglietto 2 maglie alte. Quindi una e due, 2 catenelle e ancora 2 maglie alte, una e due. Ora andiamo sempre qui come abbiamo fatto prima e
e andiamo a prendere e a fare quest'altra maglia altissima. La stessa cosa per quest'altro punto, quindi inseriremo lo stesso l'uncinetto qui e qui. Lavoreremo questa maglia altissima, doppia maglia alta, e faremo ancora le 4 maglie alte separate da 2 catenelle all'interno del ventaglietto sottostante. Continuiamo così, ovviamente, ecco qui, ancora qui, per tutto il giro, questo qua, per tutto questo giro. Allora, nell'ultima, qui nelle 3 catenelle sottostanti, faremo una maglia alta. Quindi ancora 1, 2, 3, giriamo il lavoro e ripetiamo esattamente questo secondo giro. Quindi sull'uncinetto doppio giro andiamo qui a mettere praticamente l'uncinetto alla base del ventaglietto, facciamo questa maglia doppia maglia alta e poi faremo ancora 2 2 2 catenelle e una e due. E ancora andremo qui a fare una maglia altissima. Quindi praticamente questo è tutto il punto, niente di più. Proseguiamo quindi tutto quanto per tutto quello che dobbiamo fare. È un punto preciso, esatto per una copertina, secondo me. Grazie di aver partecipato a questo tutorial, molto piccolo, molto breve. Ciao a tutti.